Ciao a tutti da Tiger! Sapevi che Shep Sanders ha dell'altro lavoro per me di Rob Claptrap. E da Dahaka21 che è sempre qua. Sempre. No, ho fatto la missione secondaria, principale. No, in corso principale, ok. Continuiamo con la seconda parte di Borderlands 1. Finisci? Chiave della miniera. Dobbiamo trovare la chiave della miniera, eravamo rimasti qua. Dinamitardo. Sono un trofeo? Sì. Quindi devo. Fammi. Diamoci cambio. Vai. Io lo faccio pure io. Potrei fare così, non salire però, sennò. Ma dove sta? Ah, sulle mo. Su The Mountain. C'è qualcuno che mi sta sparando? E vabbè, tanto c'è il corpo. Beh, non muoiono mai comunque sto coso. Bella! Quanti cazzo sono? Non me lo chiedere. Mamma è quel bastardo. Ti mando all'altro mondo. La mia faccia. Ok. Poi le, poi le secondarie le facciamo sempre fuori live, ovviamente. Andiamo via. I veri bomber mafiosi. Arid Hill. Un posto molto tranquillo. Ma mi servono pure a me le munizioni. Ma si può una catena di potenziamenti. Per avere più munition. Penso di sì. No, non ci sono. E non mi ricordo neanche come si fa. Se si poteva. Sono i nemici che sono troppo forti. Finisci tutte le munizioni ogni volta, è un casino. E che vuoi fare? Porca puttana, chi c'è là? Ma seguimi, seguimi, lasciali stare, ma se tu li attacchi sempre, non finisci mai. Non li cagare, lasciali stare. Mamma mia, che cos'è questo?
La vedo grigia. Almeno le munizioni della cassa ce le trovi. C'è un boss. Senza munizioni non va da nessuna parte, fermo. C'è sempre qualcosa di nuovo. Lo so. Visita uno dei nostri comodi venditori. Sledge safe house completata. Scoperta. Allora. Io compro un'arma. Il problema è che un'arma buona non c'è, qual è il problema? Fateli saltare! Fateli saltare, voi che hanno cominciato? Però vedi che miglioramenti ci sono. Che cazzo dice? Si rigenera l'energia. Ma io poi fucile a pompa è lento, non mi piace. Sì, sì, vediamo chi la paga. Ah. Ha droppato qualcosa di molto buono. Ha droppato? Sì, sì, sì. Arma viola. È forte. Granata. Poi non la posso usare, porca troia, peccato. A qualcuno serve in... Ma c'è Claptrap! Ce la fai, da? No! Troppa vita! Ma che le ha buttate le bombe? Io no, non ne ho. Ricaricati lo scudo e poi ti nascondi, ricaricati lo scudo e poi ti nascondi. Ucciso. Hai capito come devi fare? Bro, oh, qua. Finalmente le armi buone. Il revolver. Oh, sapete chi è il livello 70? Beh, che merda. Livello 15. No, quella che fa 70 te la sei presa tu. Livello 15. No, 27 di danno. 41 di danno. Aspetta, vabbè. Kit di riparazione, è dovuto qui il kit di riparazione, aspetta un attimo. Hai trovato un'arma elettrica? Queste armi penetrano la maggior parte degli scudi e possono stordire il bersaglio. Capisciuto? Sì, sì. Hanno alta penetrazione. E quello è l'importante. Di pazienza.
aspetta. Voglio aiutare un attimo il robottino, però. Aspetta, Daniel, non c'è andare ancora. Voi l'ho trovato. A Claptra. Cioè. Ma lo ripari così. Ci sto scappando. C'è un pezzo di merda. Ma ha aperto qualcosa, ma ha aperto. Ecco, Dada, vieni qua, Dada. Farmi buona. Ui. C'è aperto la porta. Il bottino è mio. Buono questo. Wow, l'SMG. Quello grande. Quello grande. Però livello 16. Ma perché c'è da di livello alto? Aspetta un secondo. Sotto. Casse. Rapile. Checkpoint e casse di armi. Allora, SMG di 45, livello 16. Incredibile. E livello 15, peccato, questa è buona. Ma la prendo per dopo. Non esce mai dalle palle. Guarda che bombe c'ha. Ti curano pure l'energia queste bombe che ho buttato. Dove cazzo le hai prese? Le ho sbloccate. Boss. Mo, qua c'è da bestemmiare. Guarda che c'è, comba. Mamma, quanto è grosso. Aiuto, comba. Muori. Allora, i piccolini usali per la rianimazione. Posto. Spara ai piccolini che ti rianimi subito. Ce la facciamo, non preoccupate. È grossissimo. Carica! Ha caricato. Qua ce l'ha con me, mi sa. Provo col fuoco. Che conto gli fa il pompa? Parlo magari. Continua a sparare, continua a sparare. È morto. Va, vai! Va. Giusto in tempo. Che ha droppato sto bastardo? Arma viola. Mamma pistola. Mia! Oh, il pompa, buonissimo sto pompa. Allora, io prendo la pistola. Bazooka, comba. 381 fatti danno. Porca puttana. Per questo ci ammazzava con un colpo. Che cazzo aveva questo?
Allora, io prendo il revolver. Bello, da un'occhiata. Comunque c'ho parecchie armi da vendere. Il bazooka lo metto a posto di questo. E mi tengo il revolver e la mitraglietta. Perfetto. E qua che cazzo bisogna mettere? Chiave della miniera. E che mi pena? Che ne ha pena la chiave, scusa. Come si fa sta cosa? Forse ti lascerò addirittura sparare un colpo. E non ce l'ho la chiave io. Ah, a posto. Ecco. Completato. Adesso dovresti riuscire a entrare nella miniera. Oramai niente ti impedisce di raggiungere Sledge. Ho fiducia in te. Ho fiducia. Dato un contratto per assassinare uno dei loro capi. Questo tipo di attività mercenaria non approvata mina la stabilità della regione. Ritienilo un avvertimento. Queste continue attività ribelli non verranno tollerate. Abbandona questa inutile impresa e costituisciti finché sei ancora in tempo. Ma vai a fanculo. Tutto quello che hai affrontato fino ad ora non è nulla in confronto alla sfida che ti attende con Sledge. Non sottovalutarlo. Comunque, ci fermiamo qua con la miniera aperta. Aspetta che ci vediamo al prossimo episodio. Che Chef Sanders ha dell'altro lavoro per te nelle aree. Ciao a tutti. Saluto, buon colo. Arrivederci e non grazie.